Siate I benvenuti. Voi siete qui in rappresentanza delle componenti in cui la prelatura è organicamente strutturata, cioè dei sacerdoti e dei fedeli laici, uomini e donne, con a capo il proprio prelato. Questa natura gerarchica dell'Opus Dei, stabilita nella Costituzione Apostolica con la quale ho creato la prelatura, offre lo spunto per considerazioni pastorali ricche di applicazioni pratiche. Innanzitutto desidero sottolineare che l'appartenenza dei fedeli laici, sia alla propria chiesa particolare, sia alla prelatura alla quale sono incorporati, fa sì che la missione peculiare della prelatura confluisca nell'impegno evangelizzatore di ogni chiesa particolare, come prevede il Concilio Vaticano II nell'auspicare la figura delle prelature personali. Da la loro testimonianza diretta in tutti questi campi a mostrare come solo in Cristo i valori umani più alti raggiungono la propria pienezza. E il loro zelo apostolico, l'amicizia fraterna, la carità solidale faranno sì che essi sappiano volgere i rapporti sociali quotidiani in occasioni per destare nei propri simili quella sete di verità che è la prima condizione per l'incontro salvifico con Cristo. Thank you.